Dopo questo match ci viene mostrato un promo del prossimo pay-per-view che è WWE Extreme Rules 2012, che tra parentesi è un pay-per-view che devo dire che mi è piaciuto anche molto. Non raggiunge i livelli di questa WrestleMania sicuramente. Però nonostante fossimo in era tipo PG, si è visto anche abbastanza sangue, soprattutto nel match tra Brock Lesnar e John Cena. Comunque, continuiamo con la recensione di WrestleMania 28 e andiamo in un momento nel backstage in cui vediamo CM Punk allenarsi per il suo match contro Chris Jericho, che sarà il prossimo. Nel frattempo interviene John Laurinaitis con il suo team che festeggia. John Laurinaitis si chiama a parlare con CM Punk e gli dice che se CM Punk si farà squalificare, perderà la cintura, perderà match e cintura. Ora siamo, come abbiamo già detto, al match per il titolo WWE tra Chris Jericho e CM Punk. Dopo l'entrata di Chris Jericho ci viene mostrato il promo di questo, match, un promo veramente bellissimo, fatto veramente molto bene, però per il WWE, quindi ovviamente ci sanno fare come tutti. Come sempre. E niente, questo match a livello tecnico è stato veramente molto bello. Con CM Punk che addirittura stava tentando di colpire Chris Jericho con la sedia, poi si è ricordato che se lo faceva veniva privato del titolo e squalificato e quindi ha ritirato la sedia. Poi in uno spot c'è stata anche la sorella di CM Punk che ha dato uno schiaffo a Chris Jericho e c'è stato anche un bel suicide dive da parte di CM Punk proprio su Y2J Chris Jericho dall'interno di Stardust, ovviamente. E il match va per sottomissione a CM Punk. Un CM Punk che vince match e mantiene il titolo. Però la faida 3-2 non è finita qua. E devo ammettere che questa faida mi ha stufato. A parte che mi è piaciuta anche particolarmente, perché è uscita dal classico wrestling lottato. È entrata proprio a livello mentale con i mind games di Chris Jericho e CM Punk. Però questa faida doveva finire secondo me a WrestleMania perché non mi è piaciuta assolutamente. Cioè, non mi piace che la protraggano così a lungo, addirittura fino ad Extreme Rules, che l'aveva fatta finire a WrestleMania, come tutte le faide in genere dovrebbero finire. Vedi quella tra John Cena e The Rock o quella tra Undertaker e Triple H. Il prossimo match è il main event, il tanto atteso The Rock contro John Cena. Prima del match però ci sono le esibizioni live di Machine Guns Kelly e di Flo Rida. Machine Guns Kelly che introduce John Cena, canta la theme song Invincible, devo dire che è veramente molto bella. Dovevano, e anche se non ho capito perché, all'intro di WrestleMania hanno messo Good Feeling di Flo Rida invece che Invincible di MJ Kelly. Secondo me andava meglio Invincible perché, a parte che era la theme song ufficiale di WrestleMania, e poi non ho capito proprio il senso di Good Feeling, dovevano mettere, se proprio volevano mettere la theme di Flo Rida, dovevano mettere Wild World, che per quanto sia bella, non va bene per me. Comunque, Machine Guns Kelly che si esibiscono con Invincible per anticipare l'entrata di John Cena e Flo Rida che si esibisce con Wild Ones e Good Feeling per anticipare l'entrata di The Rock. Match che è stato combattuto solo ed esclusivamente da John Cena, per quanto ricordo io, anche perché questo per lui l'ho visto una settimana fa più o meno, e sto andando a memoria praticamente. Per quanto ricordo io, il match l'ha combattuto solo John Cena, poi The Rock ha fatto proprio il John Cena della situazione, legandosi con le due mosse. John Cena che tenta di fare il... come si chiama la mossa? Il People's Elbow, The Rock che lo prende in corsa, Rock Bottom, 1, 2, 3, finito. Finito il match. Comunque a livello tecnico non mi è piaciuto perché è stato un match veramente molto noioso.
Perché è stato proprio combattuto solo da John Cena. Sappiamo tutti che John Cena quando combatte è noioso. Molto noioso. Tipo. Sì, ti pare di no. Poi il match a livello agile, di agilità, non c'è stato niente. Anche perché puoi pensare un match agile tra John Cena e The Rock. È impensabile una cosa del genere. Un The Rock che tra l'altro il giorno dopo Raw ha fatto un'interessante dichiarazione, ovvero ha sognato che c'era The Rock con il titolo WWE. Vedremo se questo succederà, The Rock con il titolo WWE. Io lo so, magari la prossima WrestleMania lo vedremo con il titolo WWE. Parlando più in generale di WrestleMania, devo dire che i miei tre incontri preferiti sono stati sicuramente l'Hell in a Cell match tra Undertaker e Triple H, CM Punk contro Chris Jericho, sì, possiamo metterci anche un Kane contro Randy Orton, che stranamente Randy Orton è nel top 3 degli incontri che mi sono piaciuti di più, e Randy Orton contro Chris è stato veramente un buon match. Invece nella top 3 finisce The Rock contro John Cena, Kelly Kelly e Maria Menounos contro Victoria Spence Phoenix, e naturalmente non potevano mancare Sheamus contro Cody Rhodes. Lascia in bilico il match tra Cody Rhodes e Big Show, che è Sheamus contro Daniel Bryan, scusate. Lascia in bilico il match tra Cody Rhodes e Big Show perché è lì lì tra il bello e il brutto, cioè una via di mezzo, proprio un riempitivo. Cose di cui si potevano benissimo fare a meno sono il match femminile e l'eccessiva troppa poca durata nel match tra Sheamus e Daniel Bryan, 18 secondi, ragazzi. Avete fatto durare quasi 10 minuti il match tra Angle, Mysterio e Orton a WrestleMania 22. Per favore, 18 secondi. Io mi ricordo il match che è stato più breve della storia di WrestleMania, era Kane contro Chavo Guerrero WrestleMania 24, che è durato 8 secondi se non sbaglio. Ma lì era per il titolo ICW che non mi fregava niente nessuno. E poi c'erano Kane e Chavo Guerrero. Ragazzi. Per favore. Detto questo, io devo dirvi che il pay-per-view l'ho visto metà andando a scuola, come volete. Nella prima parte, nel primo match tra Sheamus e Daniel Bryan, e metà scuola anche addirittura, mentre c'era l'ora buca che non c'era, che c'era supplenza, ho visto il top, bellissimo. E poi vedendo la parte. Sinceramente, vedendolo a casa non mi è tanto piaciuto a livello di pay-per-view. Poi rivedendomelo bene la scorsa settimana mi sono dovuto ricredere perché è stato veramente un bel pay-per-view. Non raggiunge i livelli di WrestleMania 21 oppure WrestleMania 17 assolutamente. Però è stato veramente un buon pay-per-view che supera di gran lunga WrestleMania 26. Detto questo, vi lascio alla mia prossima recensione, che sarà quella di Money in the Bank 2012. Pay-per-view qui ho veramente molte, molte aspettative. Sono sicuro che non sarà come Money in the Bank 2011. A livello di bellezza sicuramente non sarà così. Però vedere John Cena nel Money in the Bank, a Jay come abito speciale tra Rembrandt e Punk, lascia veramente molto, molte speranze che sia un buonissimo pay-per-view. Detto questo, vi saluto, appuntamento alla mia prossima recensione. Ciao a tutti!